ritrovati con SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, che dedica la puntata di questa settimana a degli eventi davvero prestigiosi nel calendario sci alpinistico invernale. Monte Rosa Ski Alp, la bella kermesse disegnata tra le valli d'Aias e Gressoney, ha alzato davvero l'asticella. Lo scorso fine settimana un parterre di alto livello e nuovi record gara. Partiamo dalla prova uomini con Michele Boscacci e Davide Magnini, che hanno corso a ritmi davvero eccelsi. Sull'ultima salita però la coppia formata da Matteo Eidalin e Robert Antonioli li ha messi nel mirino, vincendo la gara e siglando il nuovo primato. Bosca e Magnini hanno fatto veramente un bel ritmo sulle prime salite e io veramente non pensavo più di riuscire a prenderli. Invece Eida ci ha creduto, non ha mollato e sul pezzo decisivo ha allungato il passo, mi ha tenuto un po' al gancio, non mi faceva mollare e siamo riusciti a tornare sotto bene sulla prima posizione. Va sempre bene che c'è un recente campione del mondo al mio fianco che mi dà una mano a fare tutto bene. Ho sempre qualcuno che lì quando gli dici aumenta se vuoi, aumenta, quando dici prendi le pelli te le prende e quindi io vengo aiutato e riesco sempre comunque a fare la gara bene. Poi sì, sapevo che la gara sarebbe stata lunga e che non bisognava partire troppo forte perché altrimenti poi l'ultima salita la si paga e quindi ho preso la mia velocità di crociera che sapevo che avrei tenuto fino alla fine e grazie all'Anto che mi ha aiutato e mi ha tenuto lì perché probabilmente da solo magari avrei gettato la spugna a un certo punto, verso metà, betta forca, avrei aspettato un passaggio degli altri ad andare. Record anche nella gara in rosa con due importanti conferme per Giulia Murada e Alba De Silvestro e una certezza ad Albosaggia con due campionesse di questo calibro, bisogna prepararsi a festeggiare tanti successi. Ma non ero mai stata qui alla Monte Rosa, è la prima volta, però sicuramente è una gara che mi è piaciuta. Mi piacciono in particolare le gare notturne, quindi magari il prossimo anno vedremo di tornare. Poi soprattutto è una delle poche gare che è resistita al virus e quindi diciamo siamo venute qua anche per quello. Però più che soddisfatta di essere venuta qua, poi ci avevo anche una grande compagna oggi che non ha mollato un attimo per tutta la gara. Ero un po' dubbiosa di partire qui con Alba Holt perché lei è fortissima e perché non sono proprio abituata a queste lunghezze, però è andata bene, sono contenta. Le altre due squadre sono state molto brave, abbiamo battagliato sulla prima salita e alla fine non erano tanto lontane. Mille Tour du Thor Extreme, presentate ai media la 20ª edizione, un'edizione che torna al passato guardando al futuro. Un'edizione straordinaria, quella della 20ª edizione, con tante news, tante novità, una tra tutte. Si riparte dal 1933, una edizione straordinaria per quell'epoca, e da lì si parte quest'anno per questa edizione, una tappa straordinaria che parte dalla Twil e arriva sul secondo ghiacciaio più grande della Valle d'Aosta per poi scendere a Planava. I numeri del Tour de Ruiter sono ormai conosciuti, abbiamo chiuso le iscrizioni a 300 squadre, le date da segnarsi in agenda sono il 26, 27, 28, 29 marzo 2020, vi aspettiamo a quelli di Planava, via la Twil. L'Agorai Cima d'Asta, entriamo nei dettagli presentandovi un'edizione che si preannuncia epica. Nella 30ª edizione si andrà in cima, nella Cima d'Asta, 2850 metri, il passaggio in cresta che caratterizza sempre la nostra gara. Si andrà poi a ripercorrere il canale di Succede per poi risalire dal canale sud, percorso tante volte in gara che ha sempre riscosso un sacco di apprezzamenti da parte degli atleti. E ora breaking news. Procedono spedite le iscrizioni per l'8ª edizione della Colmen Trail, la gara di trail running disegnata sulla montagna magica che domina Morbegno. Il primo trail, nato in provincia di Sondrio, si disputerà domenica 19 aprile. Per l'occasione il comitato organizzatore ha deciso di confermare la formula degli anni precedenti, percorso di 19,7 km con dislivello positivo di 1250 metri, che si snoda su tre salite e altrettante discese e prevede passaggio sulla cima della Colmen di Dazio. Base logistica di partenza arrivo, pranzo e premiazioni sarà la colonia fluviale di Morbegno, in prossimità dello storico Ponte di Ganda. Pacco gara a chilometri zero con prodotti tipici valtellinesi grazie alla collaborazione con alcune aziende locali che da sempre hanno creduto nella bontà del progetto.
Marzo è tempo di grandi classiche e questo fine settimana si comincerà sui Pirenei francesi con una piccola appiarramenta, previste due tecnicissime tappe che potrebbero subire alcune modifiche in base al meteo. Super favoriti dei pronostici gli alpini del CS Esercito Robert Antonioli e Davide Magnini, estro e fantasia in discesa abbinate a razionalità e ritmo in salita, una coppia tutta da scoprire. Ottime chance di fare bene le ha pure il vincitore 2018 Jakob Herman, che per l'occasione sarà al via con un atleta da long distance come William Boffelli. Attenzione anche alla coppia spagnola composta da Marc Pinsac e Oriol Cardona e agli italiani Nadir Maguet e Henri Aymonot. Al femminile, riflettori puntati sul team Marta Garcia e Elena Nicolini, che dovranno vedersela con la basca Naya Quinchones, al via con la madrilena Ana Alonso. Anche per questa settimana è davvero tutto il nostro consiglio. In gara non cambia, una volta raggiunta l'ultima salita, veloce i cambi e giù a bomba in discesa.